Buonasera, buonasera. Eccoci qua, 9:03 minuti, quindi siamo abbastanza in orario per ricevere subito i nostri ospiti, che per il momento è solo uno, ed è Stefano Boldrini da quel del Portogallo, per cui subito la parola a lui per i saluti. Grazie Stefano ancora della tua disponibilità. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Giusto Portogallo, giusto, non Sì, sbaglio, eh? giusto, giustissimo. Bene, bene, benissimo, benissimo. Ok Stefano, poi parleremo un po' anche del calcio internazionale perché volevo sapere un paio di cose tue sull'Oporto, sul Benfica, ma soprattutto sul Boavista che sta facendo un campionato incredibile, eh? Incredibile, eh? Vabbè, poi ne parleremo. Paolo Caccese da Napoli, a te. Ciao, ciao a tutti. Beh, insomma, è una puntata che si preannuncia molto interessante. Ci sono anche le coppe da commentare. Ce n'è di materiale. Stefano, una domanda. Tu eri a Braga a vedere il Napoli? Sì, sono stato a Braga, sono uscito 10 minuti prima, quando però, insomma, ho visto le occasioni fallite dal Napoli nel primo tempo. E poi diciamo una ripresa un pochino più equilibrata, però insomma vittoria sostanzialmente giusta. Però non è il Napoli di Spalletti e non so se Assolutamente no. torneremo a vederlo. Stefano, Ho qualche dubbio. ti sei perso l'autogol del Braga, giusto? Sì, mi sono perso l'autogollonzo, come sta a L'autogol dire. Lonzo, sì. Come io mi sono perso il gol di Bellingham perché dovevo andare a vedere Real Sociedad Inter, per cui sono uscito a 10 minuti dalla fine del Bernabéu e mi sono perso, me la sono sentito alla radio, il gol di Bellingham, la vittoria del Real Madrid sull'Union Berlin. Benissimo, per cui niente, Paolo ci ha salutato. E poi ci parlerà un po' del Napoli. Approfitteremo anche di Stefano che è andato a Braga a vedere la partita. Per cui parola subito a Gabriele Lucchini. Vai Gabriele da Livorno. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao Gabriele, ciao Ciao. Gabriele. Ricordiamo che il secondo ospite, Roberto Cavallo, arriverà verso le 9, 9:30, 9:35 per parlarci un po' di Torino. Però cominciamo subito a parlare della sfida, diciamo il match clou della giornata Torino-Roma. Vai Fabio con il menù, i saluti, il menù della serata e poi cominciamo subito di gran carriera. La serata che è imperniata sul match clou Torino-Roma, che è una classica del nostro calcio. Consideriamo che già sono in atto anche altre partite, c'è cioè il Lecce, il Genoa che sta giocando. Io onestamente stavo dando un'occhiata al mio Palermo, che sta giocando in anticipo col Cosenza, che stanno 0-0. Quindi c'è parecchia carne al fuoco. Tra l'altro anche in Francia c'è una partita importantissima, Monaco-Nizza, come anticipo del campionato francese. Andiamo con il nostro menu. Vai. Bene Fabio, niente, allora cominciamo subito. Tu hai pronto le statistiche della partita Sì, Torino-Roma, così c'ho cominciamo con le un statistiche video. che dopo ripeteremo anche con Roberto, però Eh sì, cominciamo perché poi subito verrà Roberto Cavallo. in Diciamo modo tale che che Stefano ce lo può commentare. Vai. allora lanciamo le nostre video statistiche sul big match della giornata che è Torino-Roma. Grazie.
Allora Fabio, io non ho commentato le statistiche, sì, perché non ho capito se c'era un audio o così via, però commentacele un po' tu, dai, vai. Sì, se volete possiamo andare a vedere le singole schermate, sì. Giornata per giornata, sì. Così. Allora. Vai. Allora, questo è il qui è l'andamento generale delle due squadre che di solito noi presentiamo nel campionato di Serie A girone unico, il Torino e la Roma. È ovvio che il numeri del Torino sono un po' inferiori a quelli della Roma, visto il numero di campionati inferiori. Considerate che la Roma ha saltato soltanto un campionato a girone unico, assieme alla Juventus e dietro all'Inter in quanto al numero di campionati giocati. È più interessante andare a vedere invece i dati che riguardano lo scontro diretto. Sono state giocate 156 partite in Serie A, 47 le vittorie del Torino e 68 quelle della Roma. Poi, per quanto i pareggi sono 41 in totale, le reti sono 223 a 193 per la Roma, i calci di rigore 35 per la Roma e 22 per il Torino, quelli realizzati però 23 a 16 sempre per la Roma. Gli espulsi sono invece 21 giocatori della Roma espulsi e 13 quelli del Torino. Per quanto riguarda i clean sheet nei confronti diretti, 50 clean sheet per la Roma e 41 per il Torino. 48 volte la Roma ha superato il Torino in classifica, mentre 30 volte è stato il Torino a primeggiare nei confronti della Roma. Per quanto riguarda i calciatori più presenti, nel Torino il più presente è Ferrini, seguito da Zaccarelli, Pulici e Claudio Sala, mentre nella Roma quello ad aver giocato più partite contro il Torino è Masetti con 23 partite, seguito da Bruno Conti 22, Santarini 20 e Losi 18. Per i marcatori il goleador per il Torino è Paolino Pulici con 8 reti, seguito da Valentino Mazzola con 7, Gabetto con 6 e Claudio Sala con 5, mentre nella Roma Piedone Manfredini con 9 reti davanti a White, insieme a Guaita, ma meno partite, sempre con 9 reti, e poi Pruzzo con 8 reti e Francesco Totti con 6 reti. Calciatori schierati in questo confronto, il Torino ne ha schierati ben 534, mentre la Roma 482. I marcatori, 119 calciatori della Roma sono andati a segno contro il Torino e 97 quelli andati a segno per il Torino contro la Roma. Questi invece sono i 53 calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Annoni, Bacci, Balzaretti, Belotti, sì, Benedetti, sì. Diciamo tra i nomi più significativi. Troviamo Tancredi, esatto, Selvaggi, Graziani, Paposta, è importante Graziani, esatto, Graziani sì. Assolutamente sì, Iorio, comunque un numero discreto di calciatori che hanno vestito 53. Entrambe le maglie, sì. Sì, 53 calciatori. Infine andiamo ad analizzare l'arbitro è Marco Guida,
In totale ha arbitrato 186 partite in Serie A, con 75 vittorie per la squadra di casa e 60 per la squadra ospite. I rigori sono stati 34-31, sempre la squadra di casa 34-31 per gli ospiti. Le espulsioni 23 per la squadra di casa e 25 per la squadra ospite. Nello specifico, per quanto riguarda il comportamento col Torino e con la Roma, col Torino ha arbitrato 27 partite, con 10 vittorie del Torino e 5 pareggi. Anzi, scusa, sono 23 del Torino, 10 vittorie e 5 pareggi, e quindi 8 sconfitte. Le reti sono 39 segnate e 44 subite nelle partite del Torino arbitrate da Guida. Rigori sono 4 a favore e 13 contrari. Guida ha fischiato 13 calci di rigore contro il Torino, credo che sia forse un record. Per quanto riguarda le espulsioni, sono 4 espulsioni contro il Torino e 8 a favore, ovvero i giocatori avversari che sono stati espulsi giocando contro il Torino. Per la Roma invece sono 27 partite, 11 vittorie della Roma, 7 pareggi e 9 sconfitte. Le reti 42-34, rigori 7 a favore e 3 contro, le espulsioni 1 espulso per la Roma e 4 per la squadra avversaria. Con questo abbiamo commentato. Ok, Stefano, dai, che ti coinvolgo subito parlando un po' della Roma. Tu che l'hai vista, non l'hai vista a Braga, però l'hai vista sicuramente. E cominciamo ancora con gli infortuni, perché mi sembra che Cumbuglia è infortunato, Smalling è infortunato, Pellegrini infortunato, Abraham è infortunato. Insomma, cominciano i problemi. Allora, ieri l'ho vista nella partita con lo Sheriff. Sì. E l'ultimo infortunato è Renato Sanchez, che poi in realtà non è l'ultimo infortunio per lui, perché... Ma lo sappiamo, Diciamo, nel suo periodo al Paris Saint-Germain, sì, ha avuto parecchi problemi fisici. E ieri Mourinho, che ricordo è squalificato per 4 gare, quindi era in tribuna, quando Renato Sanchez ha lasciato il campo, era il 28esimo, mi pare, del primo tempo, insomma, intorno alla mezz'ora, si è subito precipitato negli spogliatoi per capire quale fosse il problema, anche perché era appena rientrato, appena recuperato, e comunque Mourinho, non voglio dire che ha alzato bandiera bianca, perché sarebbe assurdo a settembre, però ha detto una cosa, dice: non so che cosa stia succedendo, non so quale sia il problema, cioè la fragilità fisica di Renato Sanchez è un problema per il giocatore ed è un mistero per gli allenatori. È stato preso perché è un giocatore capace di dare al centrocampo quella profondità, quella velocità, quei cambi di ritmo che mancano nella Roma. Insomma, adesso stavo leggendo su Abola, che salterà le prossime due partite. E quindi, insomma, il problema di Sanchez poi si aggiunge alle altre infortunistiche. Pellegrini finora praticamente è come se non avesse mai giocato. Smalling, che ha giocato male le prime due, poi si è infortunato. Devo dire che negli ultimi anni la Roma ha avuto parecchi problemi di questa natura. E quindi bisognerà conviverci, e poi c'è sempre la gestione di quello straordinario talento che è Dybala, sì, che è una gestione che, come ha ricordato sempre ieri Mourinho, va fatta proprio con il bilancino. Ed è un peccato, perché si è visto che con Dybala e Lukaku la Roma davanti è una bella squadra. Diciamo che dopo due stagioni in cui la difesa era stato un po' il baluardo di questa squadra, adesso la coperta si è sbilanciata, e dietro, per ora, in questo avvio di stagione, si sono intravisti alcuni problemi della Roma. Ripeto, una squadra che magari con l'11 completo e con gli 11 giocatori in buone condizioni di forma
e fisiche in generale, può aspirare alla Champions, a un posto in Champions, con qualche pedina in meno e qualche problema fisico, secondo me resta valido l'assioma di Mourinho, che è una squadra che sta tra il quinto e l'ottavo posto, perché poi non bisogna farsi ingannare dai nomi, insomma, bisogna vedere una squadra, un'orchestra, bisogna vederla nella sua totalità. Credo che in questo momento l'Inter, la Juve, il Milan, che è stato bastonato in quel modo nel derby, e il Napoli di Garcia, che comunque è un vero punto interrogativo, forse hanno qualcosa in più ancora. Adesso è prematuro dirlo, e quindi vedo che tra l'altro il Torino, per esempio, rappresenta una di quelle squadre che può fare una buona stagione e può togliere punti importanti. Ecco, forse la novità della Serie A, almeno da queste prime battute, adesso è finita Salernitana Frosinone, è finita 1-1. Sì. Insomma, che ci sono delle squadre che quest'anno potrebbero togliere punti alle cosiddette grandi. Cioè, c'è stato, secondo me, ma ripeto, poi attendiamo conferme, un miglioramento della fascia media, e questo è, diciamo, può dare maggior interesse al campionato. Insomma, il Frosinone ha 8 punti dopo 5 giornate, ha vinto 2 gare, insomma, faccio il nome di una neopromossa, il Torino, l'Atalanta, insomma, può essere che la fascia media quest'anno ci regali qualcosa di meglio, e anche in generale un campionato più combattivo. Stefano, anche perché il discorso degli attaccanti, non so quanti attaccanti possono, quante squadre possono vantare un parco di attaccanti come quello della Roma, perché quando rientra l'inglese secondo me bisogna aspettare. Sì, e il Sharawy, poi c'è Bellotti, hanno 5, dai, 4 più 1, insomma, per il momento, 4 più 1. Sì, però diciamo che poi palloni bisogna dargli agli attaccanti, eh? C'è una squadra, bisogna avere, per me la Roma ha perso molto con l'addio di Matic. Dietro c'è tutta una storia che a Roma circola da quest'estate sui reali motivi per cui Matic è andato via. Ma Matic era uno dei pupilli di Mourinho, perché Mourinho l'ha avuto anche al Chelsea, è stato uno dei migliori, cioè probabilmente nel Manchester della scorsa stagione per rendimento lui ci stava, perché comunque è un giocatore di grandissima intelligenza sul campo da gioco, di grandissima qualità. A Matic ci è mancato sempre un po' il gol, no? Perché poi pesa sulle statistiche, ma insomma, io che in Inghilterra l'ho visto per tanti anni, insomma, infatti, è un signor giocatore, e è anche un giocatore che ha una grandissima, appunto, esperienza internazionale, un giocatore che legge le partite in modo straordinario. La perdita di Matic è stata pesantissima. E come mai è andato allo Stade Rennais? Che lo Stade Rennais è una squadra che più che altro vende e compra meno. Ma lì, lì è successo qualcosa che non riguarda il campo, che non riguarda un qualcosa che riguarda la vita di Matic, e probabilmente è maturata diciamo nell'ottica di una situazione riservata, privata, mettiamola come vogliamo, insomma, il trasferimento è stato abbastanza frettoloso. Probabilmente forse qualcuno avrebbe, o se i tempi fossero stati più lunghi, qualcuno avrebbe potuto farci un pensierino. Cioè, è un giocatore, voglio dire, se l'Inter ha riportato Sanchez in Italia, dopo che Sanchez, tra parentesi, aveva insultato l'Inter, ma ormai nel calcio va bene tutto, penso che Matic un posto nella nostra Serie A, in una delle grandi, poteva tranquillamente starci. È andato lì. Il Rennes è una squadra ambiziosa, però insomma sta fuori dal grande circuito. Certo. Grazie Stefano. Dai, cominciamo subito con le domande per Stefano. Vai Gabriele, poi Paolo e Fabio. A voi. Allora,
la partita con l'Empoli possiamo dire che, cioè, fa testo fino a un certo punto, perché chiaramente cioè, è vero che è stata una buonissima Roma, ma anche l'Empoli in questa inizio di stagione ci sta mettendo del suo. Lei ritiene che queste due partite possano determinare un'inversione netta di marcia, oppure va vista la controprova? Ci vuole lei, lei no, chi? Tu. No, vabbè, però dovevi essere tu a consentirmelo, eh? Io non, ma ci mancherebbe. Permesso. Grazie. Ascolta, Stefano, Gabriele, Gabriele, così sai, juventino. Allora, i juventini sono abituati a trattare, ma tutti. Ma cosa c'entra ora che sono juventino? Tu lo metti dappertutto. C'entra sempre, la Juve c'entra sempre. La Juve c'entra sempre. Ma il prezzo è... Vai, Stefano. Ma io, allora, la partita con l'Empoli sicuramente fa test in modo relativo, perché l'Empoli per ora mi sembra la squadra più debole della Serie A, è stata, diciamo, molto sconquassata dalle partenze, dalle cessioni, dal mercato, non a caso poi hanno cambiato allenatore. Diciamo che nel bene... segnare 7 gol anche contro una squadra in una giornata di crisi è un segnale, cioè è il segnale di una squadra che cerca il gol, che lo vuole, che in pieno stile inglese non si ferma sino all'ultimo, che cerca magari anche all'ottavo e al nono, perché così è in Inghilterra. Tra l'altro in Inghilterra è così anche perché lì c'è la differenza reti, incide sia sull'assegnazione del titolo che su tutti gli altri verdetti. E poi per il rispetto dell'avversario dal punto di vista sportivo. Però io anche nella partita con l'Empoli ho visto qualche cosa, ad esempio in difesa, che insomma ho visto qualche errore nei passaggi, qualche errore nel posizionamento, quindi anche in una partita vinta 7-0, e lo ha detto lo stesso Mourinho, ma insomma lo dice Mourinho, è importante che lo dica Mourinho, la mia può essere una riflessione aggiuntiva, ma Mourinho l'ha detto e io mi trovo d'accordo, che si è visto anche lì in questa partita qualche cosa che non funzionava, e ripeto, soprattutto dietro. Ieri la partita di Europa, insomma, tanto l'Europa è sempre un'altra cosa rispetto alla Serie A. La squadra, diciamo, di questa Repubblica, di questa parte secessionista della Moldavia, è andata a vincere sul campo del Real Madrid, adesso non mi ricordo quanto tempo sì, sì. fa. Ecco. Erano delle belle tifose, Stefano, ero là, c'erano delle tifose non male. E... però hanno giocato fuori casa tutto l'anno scorso, non hanno giocato lì a Tiraspol, hanno giocato fuori casa, sì, però comunque sono andati, voglio dire, hanno vinto con il Real, no, se non ricordo sì. male, e sì, vincere sì, sì. con il Real voglio sì, dire sì. è una nota di merito, e io dico che al netto di tutto questo, anche ieri si sono secondo me riviste le cose con l'Empoli, cioè l'attacco, soprattutto quando sono entrati Dybala, è entrato Bove e lo stesso Spinazzola, la squadra ha cambiato marcia, perché il problema della Roma è che certe volte gioca a una velocità troppo bassa, troppo prevedibile. Invece quando alza il ritmo, e avendo quei due davanti, alzare il ritmo secondo me è importante, la squadra ha fatto vedere le cose migliori. Io per esempio un giocatore come Bove in questo momento lo userei sempre, perché in una squadra un po' compassata è quello che fa gli strappi, è quello che c'ha corsa, che cerca la profondità. L'anno scorso insomma il suo gol in semifinale col Bayer Leverkusen è stato determinante per portare la Roma alla finale di Budapest. Però anche ieri in difesa si è visto che qualcosa non va. Ora, con tutto il rispetto per Llorente, che io le prime partite che ricordo di lui sono con la maglia del Leeds in Inghilterra, insomma, se penso ai grandi centrali poi vedo Llorente e insomma non ci siamo, ecco. Quindi vediamo se il ritorno di Smalling, e lo Smalling vero, no quello che con la Salernitana al Verona si è fatto saltare in modo molto ingenuo, ecco, non so se con il ritorno del miglior Smalling,
che avrà sempre vicino a sé una sicurezza come Mancini, e vedere se questo Ndicka riuscirà in qualche modo a non far rimpiangere i Bagnets, che a Roma è stato anche un po' preso in giro per gli errori commessi con la Lazio, ma che comunque era il giocatore più veloce del reparto, un giocatore che ogni anno i suoi 3-4 gol li faceva negli inserimenti, insomma, il punto interrogativo per me resta quello. Poi, attenzione, c'è anche la questione portiere, perché Rui Patricio nel finale della scorsa stagione e nell'inizio di questa, insomma, qualche cosa di non, insomma, che ci spinge a riflettere lo ha fatto. Per cui per me il problema è, per una squadra come quella di Mourinho, che giocano basso e quindi cercano sempre di creare il fortino, se la difesa non funziona non vai tanto lontano. Ecco, per quindi cui... la conclusione sarebbe, quindi il Torino ritieni che sia una squadra, cioè una prova tutto sommato attendibile? Certo, anche perché il Torino sta giocando bene. Sì. È una squadra che c'ha gamba, che c'ha corsa, e secondo me è una partita molto pericolosa quella della Roma. Poi Mourinho ha fatto notare che si gioca domenica sera, quindi a 72 ore dalla gara di ieri, anche se poi la gara di ieri è stata giocata alle 7 meno un quarto italiane, quindi non proprio a notte fonda, e, insomma, poi è una questione, ripeto, di ore, ecco. Però la partita con il Torino, secondo me, è un po', cioè, se la Roma chiude bene questa settimana, cominciata con la goleata con l'Empoli e proseguita con il successo di ieri, allora diciamo che soprattutto da un punto di vista di convinzione ti rimetti un po' in marcia, anche perché non ce lo dimentichiamo, dopo 3 partite la Roma aveva solo un punto. Se invece dovesse arrivare la terza sconfitta su 5, la terza sconfitta su 5, insomma, qualche interrogativo bisognerebbe riproporselo, ecco. Paolo, adesso tu che parli del Napoli, dobbiamo approfittare, non so se vuoi parlare di Torino-Roma, perfetto, però io approfitterei, Stefano, per parlare un po' anche, dai, sfuggire da questo match clou ed andare un po' verso la partita, visto che Stefano è stato a Praga, che fra l'altro è uno degli stadi che a me piace di più, perché è uno stadio che è stato ricavato da una cava, non ha i due fondi, ha solo le due tribune laterali e così via, e anche il Financial Times l'ha considerato uno degli stadi più belli d'Europa, ed è stato uno di quelli che è costato di più dopo il Dodragao e il Dalus per l'Europeo del 2004. Niente, Paolo, vedi un po' te, se vuoi parlare del Napoli, approfittando che Stefano è sicuramente Iotta e Stefano, insomma, chiedo intanto di capire, perché sai, quando c'è un risultato del genere ti chiedi sempre quanto c'è merito del Napoli o quanto sia il Braga in realtà una squadra modesta, e questo, Stefano, visto che tu sei in Portogallo, è un quesito su cui puoi sicuramente darmi una risposta. E poi sono d'accordo con te, c'è stato un primo tempo davvero molto buono del Napoli, dove il risultato poteva essere sicuramente più tondo, e poi il solito blackout che sta accusando il Napoli nei secondi tempi, e qui diciamo è un po' sotto accusa la preparazione, insomma, da più parti si dà un po' la colpa alla preparazione che ha fatto il Napoli, al cambio di preparatore. Ricordiamo che il preparatore dell'anno scorso adesso è con Spalletti in nazionale, per cui diciamo c'è questa preoccupazione, e devo dire l'ambiente napoletano sicuramente non è sereno. C'è tanta, no? L'hashtag Garcia out spopola sui social, insomma, i tifosi napoletani non sono assolutamente contenti, anche se poi, se vai ad analizzare la squadra, vedi che fondamentalmente è la stessa dell'anno scorso, eccetto quella colonna difensiva di Kim, che veramente è stato un acquisto mostruoso, veramente in gambissima, e sta facendo benissimo anche a Monaco, dove ha levato il posto a De Ligt, se non ricordo male. Quindi diciamo quello che c'è da imputare probabilmente
a De Laurentiis e non aver sostituito adeguatamente Kim, perché puntare tutto su questo ragazzo brasiliano, che poi speriamo diventi un giocatore di buon livello, Nathan, un ragazzino senza esperienza, che infatti sta stentando addirittura a trovare un posto, ha fatto, insomma, tu te ne eri già andato, insomma, negli ultimi 5 minuti è entrato a Braga, insomma, giusto il tempo di dare un po' di pallonate e buttare fuori in tribuna qualche spiovente pericoloso, insomma. Quindi Stefano, mi fa piacere capire questo Braga se è veramente una buona squadra, e poi vedere anche un po' da te se questo affanno del Napoli l'hai percepito pure tu nel secondo tempo da un punto di vista proprio fisico. Ma allora, il Braga era partito meglio la scorsa stagione, quest'anno sta a metà classifica, però la squadra che gioca comunque un calcio discreto, ha dei calciatori, non ha delle star assolute, ma gioca a calcio. E quando una squadra gioca a calcio va sempre rispettata. E il Napoli è superiore. Il Napoli poi ha un centravanti che è straordinario, perché a un certo punto c'era una partita e poi c'era Osimhen che sbaglia, si fa respingere a tu per tu, insomma, spreca la prima occasione, poi però diventa determinante. Almeno nel primo tempo Osimhen ha creato tantissimi problemi. Io credo che sul Napoli stiano influendo una serie di cose, e quella più importante la dico alla fine. Dico in ordine sparso: vedo due giocatori che con la nuova guida sono un po' spaesati. Uno è Lobotka, che l'anno scorso è stato un grandissimo interprete del Napoli di Spalletti. L'altro, insomma, lo sanno tutti, è il Giorgiano. Io quando l'ho visto sostituito a Genova da Zerbin, e lì qualcosa dico, c'è qualcosa che non va. Ed è anche nella partita di Braga ha commesso qualche errore che l'anno scorso non si era, perché l'anno scorso giocava anche una velocità superiore, c'era un gioco diverso, un gioco che esaltava di più le caratteristiche di Kvaratskhelia, un gioco che andava, diciamo, più velocemente in profondità. Sul discorso Nathan ti dico una cosa: 3 settimane fa ho incontrato una persona qui in Portogallo, un francese che ha lavorato nello staff di Rogério Ceni in Brasile. È un ragazzo, è giovane, ed parla bene l'italiano, parla bene l'inglese. Lui ha studiato un anno in Italia, un anno in Inghilterra, ha vissuto diversi anni in Brasile e adesso sta cercando, insomma, di farsi una nuova strada. E la cosa che mi ha detto, visto che parlavi di Nathan, mi ha detto: ma perché il Napoli ha preso Nathan? E dice: per me è un mistero. Dice: perché non è un giocatore assolutamente normale. Dice: poi è un 2001, per carità, può essere che abbia dei margini di crescita in questo momento non prevedibili. Dice: però non è. Dice: è un po' un mistero che il Napoli sia andato a prendere Nathan per sostituire Kim. Allora, ti dico che certe volte nelle società, nel calcio, c'è la tendenza che se una cosa ha funzionato un anno può funzionare anche l'altro. Cioè, se ha funzionato che Kim, che in Italia pochi conoscevano, nel Napoli poi ha dimostrato di essere un signor giocatore, tu vai in Brasile, l'anno dopo ti prendi un altro giocatore così, un emergente, e pensi che la cosa possa funzionare, ma non è sempre così. E quindi tra l'altro mi ha fatto dei rilievi tecnici sui movimenti, sul modo proprio da un punto di vista fisico. Quindi la realtà è che per ora è un oggetto quasi misterioso,
però ecco, ti ripeto, c'è questa cosa che mi è stata detta che mi ha un attimino così lasciato perplesso, perché mi ha detto ma perché il Napoli ha preso quando invece avrebbe potuto prendere, e mi ha fatto un altro nome. Voglio arrivare però al tema principale, a quello che secondo me è il vero problema del Napoli ed è l'allenatore. Garcia, bravo. Cioè, ma allora, partiamo da un presupposto, che chiunque dopo Spalletti avrebbe avuto la vita difficile, perché Spalletti l'anno scorso ha fatto una grande impresa, perché comunque il Napoli non ha solo vinto il campionato, diciamo che a un certo punto lo stava stravincendo, ma poi ha anche giocato un calcio che per alcuni mesi è stato insieme al calcio dell'Arsenal, al calcio del Manchester City, a tratti il Barcellona, insomma è stato uno dei calci migliori d'Europa, cioè non solo in Italia. Il Napoli ha dato lezione di calcio all'Ajax, al Liverpool, cioè allora è chiaro che chiunque dopo Spalletti avrebbe dovuto pagare un prezzo importante, però mi chiedo, ma non c'era di meglio di Rudy Garcia, che anche in Arabia non mi pare che abbia fatto cose memorabili? Ora, la persona, per carità, è una persona per bene, a Roma aveva lavorato bene le due stagioni, poi la vita è strana, cioè lui viene licenziato e viene chiamato Spalletti al posto suo, perché poi questa è la storia. Però non lo so, ho la sensazione che tra lui e qualche giocatore non sia scattata la chimica, e credo che, ripeto, è una scelta che io non lo so, spero per il Napoli, perché lo dico con presente, Stefano, c'è questo fantomatico casting che ha fatto De Laurentiis, dice che ha sentito 37 allenatori, e vorrei sapere chi sono gli altri 36. Non è che stiamo facendo X Factor cioè il calcio è un'altra cosa, no? Per me il casting, già la parola mi infastidisce, ma sì. Insomma, nel calcio... Vabbè, De Laurentiis è nel cinema, quindi... lo so, però capito, e stavo dicendo il calcio non è il cinema. Allora, un conto è la conduzione economica, e su quella tanto di cappello, ma la conduzione artistica, mettiamola così, insomma, dovrebbe rispettare dei canoni diversi. Ripeto, secondo me si poteva fare di meglio nella scelta dell'allenatore. E spero per il Napoli di essere smentito, perché... è una squadra che sta nel mio cuore, lo dico, io sono per le squadre del centro-sud, e ovvio che non sono per il Bari o per il Catanzaro, con tutto rispetto, se dico il centro-sud dico Napoli, insomma, anche perché ho tanti amici napoletani che tra l'altro ho portato martedì a pranzo in una trattoria portoghese, li ho portati qui sull'oceano vicino casa e gli ho fatto trascorrere sono due firme conosciute, anzi tre firme conosciute: Antonio Giordano del Corriere dello Sport, Maurizio Nicita della Gazzetta e Marco Azzi di Repubblica. Quindi io ho tanti amici, il grandissimo Adolfo Mollichelli del Mattino. Ecco. E, ripeto, Napoli è una città e una squadra che mi stanno nel cuore. Mi dispiacerebbe se tutto quello che è stato creato lo scorso anno, che secondo me era un capitale sul quale investire, debba sfiorire, perché ripeto, insomma, il Napoli la qualità ce l'ha, ha un centravanti straordinario come Osimhen, Di Lorenzo anche l'altro giorno ha dimostrato di essere, però poi a un certo punto la coppia centrale era composta da Jesus e Østergaard, capisci che quando sta in Champions col Braga può anche andare bene, ma se sale il livello vai con Real ne becchi quattro. Per cui ripeto, il vero problema secondo me è l'allenatore. Spero di essere smentito, però insomma c'è qualche segnale che, e ripeto, anche nella psicologia dei giocatori, fare quel cambio che ha fatto Genova secondo me è stato un errore. Senti Stefano, la tua corretta analisi, che condivido veramente in tutti i punti,
ti aggiungo proprio riguardo a quel cambio, tu, non so se ti ricordi le parole di Garcia su questa sostituzione, sono state: ho voluto premiare, non tanto, insomma, ho pensato a chi entrava perché si impegna tanto in allenamento, quasi come fosse un messaggio a qualcuno che evidentemente, e qui parlo di Clara, in allenamento non dà il massimo, e qui sappiamo che c'è un tema contrattuale. Sappiamo tutti che Kvaratskhelia prende 1.250.000, tanto per fare un paragone, prende la metà di Demme che ormai va in tribuna, per cui c'è un tema contrattuale di Kvara, un tema contrattuale di Osimhen che ha detto che resta, ma intanto il contratto non è stato firmato, Zielinski ancora non ha firmato il contratto. Insomma, ci sono tante di quelle cose per cui l'aria nello spogliatoio, come giustamente hai analizzato tu, la chimica non è quella buona, sicuramente. Sì, ma io non credo, guarda, ti dico che difficilmente penso che la chimica quando si sta in allenamento dipenda dalle situazioni contrattuali. Poi si entra, cioè, noi abbiamo visto l'anno scorso questo ragazzo venuto dal... cioè è stata una scoperta, un'intuizione, un giocatore che l'anno scorso è stato straordinario, però poi si portano dietro la loro storia, la loro cultura, le loro abitudini, e è chiaro che parliamo di un giocatore che è entrato in una dimensione importante, in un circuito importante, e magari lui e soprattutto chi gli sta dietro gli starà facendo intravedere scenari migliori, stipendi più importanti. Però quando poi quando stai sul campo d'allenamento, io credo che tutto questo un po' venga accantonato, cioè tu stai sul campo d'allenamento, ti alleni. Io non condivido neanche quello che ha detto Garcia, dice: io ho voluto premiare un giocatore che si impegna. Sì, ma tu la prima cosa è che devi vincere quella partita, quindi non è che tu mandi in campo uno perché vuoi premiare il suo impegno in allenamento. Io faccio un cambio perché voglio vincere una partita, e se ho un giocatore che magari mi ha dato qualcosa in meno in allenamento in settimana, ma che so che tecnicamente la potenzialità mi può far vincere quella partita, io mando in campo quel giocatore. Poi durante la settimana prendo i giocatori, e quando li vedo che magari battono la fiacca, non è che aspetto la partita del sabato, della domenica, del venerdì per prendere decisioni. A fine allenamento li chiamo nell'ufficio e gli dico: ragazzo, oggi non sei andato bene, così non va. Io così gestirei le cose, non è che dico aspetto la partita e poi dopo ripeto, c'è qualcosa nella gestione che non mi torna. E ripeto, io sto a Genova e devo vincerla quella partita, e quindi per vincerla faccio un cambio funzionale alla mia necessità di ottenere i tre punti. Non è che mi metta a premiare, cioè non stiamo facendo il torneo dell'oratorio, siamo in Serie A. Fabio, Stefano, mi è venuta in mente una cosa, perché hai detto una cosa molto interessante. Che dopo una sì, domanda sì, no, ma era una cosa che secondo me è molto diffusa, perché Stefano ha detto: un rapporto si gestisce in una maniera leale, cioè gli allenamenti molto spesso sono a porte chiuse, quindi lo vedi tu e tu nello spogliatoio gli dici: guarda, come hai detto bene, non sei andato bene. Aspettare la partita cosa vuol dire? Che quasi si aspetta un riscontro dall'esterno della stampa per dire che quel giocatore non ha giocato bene, e quindi praticamente far uscire, perché molto spesso gli allenatori non se le tengono in casa, non hanno un atteggiamento leale e cercano quasi sponda con la stampa per criticare un giocatore. Non, guarda, perdonami se ti interrompo, non credo che sia questa, non credo che sia questa la cosa. Garcia, per esempio, a Roma a un certo punto ha subito Totti, no? Tant'è vero che una delle ragioni per cui poi Spalletti li subentra, e una delle prime cose che fu chiesta a Spalletti fu quella di risolvere il problema Totti, cioè il problema Totti nel senso che è il classico problema di un giocatore che stava vicino ai 40 anni, che come tutti i giocatori vicini ai 40 anni, perché Cristiano Ronaldo, perché Ibrahimovic, tutti questi Del Piero faticano Del ad Piero accettare ha fatto la stessa cosa. Faticano ad accettare il ridimensionamento, perché poi il campo manca. Oggi ho letto
correggetemi se è un errore, ma che Quagliarella dovrebbe tornare a giocare in Serie B. Ho letto questa notizia, forse sbaglio, sì, ditemelo voi. Però è così. A Bari, ecco. Io capisco che all'improvviso i giocatori quando arrivano a quell'età si sentono un po' svuotati. Io ricordo una frase, il famoso addio di Totti, e lui disse col microfono in mano dopo quel Roma-Genova, con tutto lo stadio là, lui disse ho paura. Lui disse questa cosa, dopo quel Roma-Genova disse ho paura. E io capisco che per i giocatori sia traumatico smettere, soprattutto se non si sono preparati un dopo. È traumatico per un allenatore smettere. Wenger, poco prima di lasciare l'Arsenal, disse smettere di andare in panchina è un po' come morire, questo disse Wenger. Quindi io capisco che questa gente è abituata intanto a fare una cosa bella, no? Perché giochi a calcio ed è una cosa bella, no? Fai lo sport, sei un giocatore di successo, c'hai tutto il mondo ai piedi, l'allenatore è un'altra cosa, un'altra dimensione, ma anche stare lì, sei all'improvviso si spegne la luce, oppure comunque tu devi, è difficile. Però, ripeto, Spalletti, che poi è stato massacrato in parte per questa, è l'allenatore che aveva e ha il coraggio di affrontare i giocatori. Garcia a Roma, insomma, è stato forse un po' di polso troppo buono, e quindi credo che, secondo me, e lì rientriamo nella gestione, certe cose vanno affrontate giorno per giorno. Non è che aspetti la partita poi per prendere e mettere i calciatori di fronte alla loro responsabilità. I calciatori vanno messi quotidianamente, perché se noi nel nostro lavoro quotidiano facciamo la cazzata, qualcuno ci richiama all'ordine, cioè non è che aspetta 3-4 giorni per dirci guarda che hai fatto questa cazzata. Il rilievo viene fatto immediatamente, quindi credo che anche se un calciatore si sta allenando, poi un giorno può essere un episodio, se poi il giorno diventano 2 o 3, tu prendi il giocatore, e a quel punto vado oltre. Non è che io ti faccio giocare e poi ti sostituisco con Zerbin. Io non ti faccio giocare a Genova, allora prendo un'altra decisione, capisci? Secondo me ci sono queste cose che non funzionano, e lo vedo anche da, insomma, ho visto quando ci sono stati i cambi, mi è sembrato che insomma qualcosa non mi torna, ecco, non mi torna nel rapporto che c'è. Ripeto, Spalletti è uno di quegli allenatori che consumano spogliatoio perché è tosto, e forse qualcuno adesso si sta un po' rilassando, però nel calcio non ti puoi rilassare, un po' come nel giornalismo, cioè tutto quello che tu hai fatto da giornalista fino a oggi, se nel tuo articolo di domani hai scritto una cazzata colossale o hai preso un buco colossale, sparisce. Purtroppo ci sono dei mestieri e delle professioni che sono impietose. Nel calcio non puoi rilassarti, Stefano, devi stare sempre sul pezzo. So che devi lasciarci fra 10 minuti, anche meno. Per cui volevo dare un attimo la parola a Fabio. E Fabio, mi dici se vuoi fare una domanda a Stefano, e poi volevo fare una domanda. Aspetta, Fabio. Volevo fargli fare un commento alle coppe. Comunque fai la domanda e così via. Perché fa 10 minuti. Una domanda veloce, più che altro una curiosità, visto che abbiamo parlato tanto di allenatori, volevo sapere da Stefano, ma cosa significa veramente per Roma e la Roma un personaggio come José Mourinho? Mourinho è l'imperatore, può essere Nerone e può essere Augusto, cioè può essere, è il personaggio perfetto per una piazza come Roma, perché è smaliziato, sa farsi amare, sa entrare nel ha capito perfettamente
quale sia lo spirito a Roma. Ripeto, la Roma ha fatto, se non vado errato, 35 sold out di fila. In un report dell'UEFA che è uscito 10 giorni fa, la Roma lo scorso anno, questa è una cosa che ve lo dico, non ci hanno lavorato, ma in un report dell'UEFA è uscito che la Roma lo scorso anno ha superato il 1 milione di presenze allo stadio. Ripeto, oggi non è più come nel calcio degli anni 80, in cui l'incasso da stadio era quello che era la fonte principale dei ricavi. Oggi l'incasso da stadio è una parte importante, ma non è quella preponderante, perché sappiamo che la voce più rilevante è quella dei diritti televisivi. Poi, quando finalmente in Italia si avranno gli stadi di proprietà, probabilmente saliranno le voci del merchandising, quando poi si lotterà anche contro la pirateria in modo serio. Però, in ogni caso, il dato dell'oltre 1 milione di persone allo stadio, 35 sold out di fila, si spiegano soprattutto con José Mourinho, non con la squadra, perché insomma la Roma non è che giochi questo calcio così brillante. La Roma, tu ci stai, ogni partita è un romanzo, e lui è un personaggio perfetto per questi romanzi. Ora bisogna capire se alla terza stagione ancora reggerà tutto questo. José Mourinho va al Chelsea nel 2004 e salta nel 2007. Lui fa 3 stagioni importanti, poi nel 2007 lui salta. A Madrid lui va nel 2010 e, se non vado errato, lascia nel 2013. Cioè, il terzo anno vince lo scudetto con il Chelsea, lui arriva nel 2013, vince lo scudetto nel 2015, quindi al termine della seconda stagione, lui alla terza viene esonerato a dicembre, dopo aver perso peraltro sul campo dell'Ester del suo oggi amico Claudio Ranieri. Va al Manchester United stagione 2016-17, 17-18, 2018-2019, lui a dicembre viene sostituito da Solskjaer. Ripeto, la terza stagione per molti allenatori è uno scoglio, e bisogna capire questa terza stagione come sarà per Mourinho, perché è uno che chiede tanto, dà tanto, consuma tanto, è il calcio di oggi che un po' ti porta su queste sponde. Devo dire che lui è perfetto per Roma, è perfetto per Roma perché incarna proprio lo spirito, Roma lo adora, cioè i tifosi della Roma lo adorano. Vediamo quanto durerà questa chimica, però i 35 sold out sono un atto d'amore straordinario, cioè che vanno al di là delle imprese calcistiche della Roma, che ricordo è da 5 anni che non va in Champions, che comunque l'anno scorso ha raggiunto la seconda finale europea di fila, che se il signor Taylor non si fosse voltato dall'altra parte probabilmente sarebbe finita in modo diverso, perché quello lì era rigore. Poi che ci siano state delle esagerazioni a fine partita, ma sfido chiunque che certo. Ti scippano in qualche modo una finale a mantenere la plomb. Ora vediamo come sarà questa terza stagione. Roma lo ama, questo è poco ma sicuro. Quindi lo ribattezziamo come l'uomo di Trastevere, non più di Setúbal, giusto? Ma io ti dico, Trastevere lascia perdere, perché Trastevere ormai è diventato un luogo turistico, è più testaccino, lui è l'unico quartiere di Roma. Quando io vado a Roma lo frequento, sia perché ci abitano i miei migliori amici, ci abita mia sorella, ma anche perché è l'unico quartiere a Roma che ha mantenuto una dimensione, diciamo, di umanità. C'è la piazza, la gente si conosce, e la Roma di Testaccio giocò sul campo lì a via Nicola Zabaglia dal 1929
al 1941, se non erro, insomma, incarna un po' quello spirito, ecco. José Mourinho è un testaccino, ecco, e non a caso a testaccio gli hanno fatto subito, prima che lui arrivasse a Roma, gli hanno fatto un murale in cui sta lui sulla Vespa, con la sciarpa giallorossa, sì, che poi sì, è diventato sì, anche un oggetto di merchandising. Sì, 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 sì. Fabio, dai, chiudiamo con Stefano, sì, e facciamogli vedere le grafiche sulle coppe, così ci fa un breve riassunto. E poi va bene, lasciamo. Allora lanciamo il calcio estero, ok. Fabio? Fabio, mi senti? Non si vede, sì, ti sento. L'abbiamo perso. Volevo ecco, rivedere la sigla. Sì. Fabio, ti abbiamo perso. Sì. No, io ci sono. La sigla non si è vista. La sigla non si è vista. Lo so, perché non è andata in primo piano. Vai con le grafiche. Ok. Fabio, vai con le grafiche delle coppe, così sì, lasciamo Stefano. Non dei campionati, okay, delle coppe. Va bene. Eccolo. Carlo, il microfono. Sì, sì, vai Stefano, vai pure. Vi devo commentare? Sì, dai, brevemente un po' come vedi tu i gironi di Champions. Allora, così via. Intanto l'1-0 del Real Madrid, l'ennesimo gol di Bellingham. È stato ceduto Benzema, è stato preso un onesto centravanti, ma il vero bomber è questo inglese che tra l'altro segna quasi sempre nei finali di partita, perché gli altri si stancano, lui che ha una grandissima forza fisica, anche dopo il 90esimo è ancora molto molto tonico, diciamo. La sconfitta del Benfica in casa col Salisburgo non mi sorprende, perché anche nel caso del Benfica non è che ogni anno si può riproporre lo schema che c'è i migliori, compri gli altri e il prodotto non cambia. No, il prodotto cambia, ripeto, poi siamo all'inizio della stagione, come hai ricordato te, c'è la sorpresa Boavista che sta lì in testa, e tra l'altro Boavista ha vinto proprio la prima con il Benfica, poi dopo ha avuto delle gare abbastanza facili, però insomma la sconfitta del Benfica non mi sorprende. Il pareggio dell'Inter sul campo della Real Sociedad mi sembra che il messaggio sia: mettiti alle spalle la finale persa con il City, perché in Champions, questa è un'altra Champions, una nuova Champions, e quindi si ricomincia da capo. La Real Sociedad, che tra l'altro lo scorso anno fu eliminata dalla Roma in Europa League, è una squadra che gioca un buon calcio. L'anno scorso quello che gli mancava, e forse gli manca anche quest'anno, è qualche cosa davanti, però è una squadra che ha garra, come si dice dalle due parti. Il Feyenoord sul Celtic, insomma, ci sta, mi pare un risultato. Gli olandesi sono superiori agli scozzesi. Il pareggio della Lazio, l'avete visto, insomma, il gol del portiere è una bellissima storia da raccontare. Quello che ho letto da qualche parte, che è stata una delle partite meno viste, Lazio Atletico, proprio che ha avuto dei numeri bassi dal punto di vista dell'audience.
Milan Newcastle 0-0, si conferma qualche problemino del Milan. Il 2-0 del Parigi sul Dortmund ci sta. Io ho visto un po' di partita, poi ho fatto un po' di zapping. Ora, se mi girate gli altri, vi dico al volo sulle altre partite. Allora, sull'Atalanta, qui siamo in Europa League. Beh, l'Atalanta, ripeto, non l'ho vista. Ieri ho visto la Roma e la sera ho visto il Brighton, perché io in Inghilterra le mie squadre preferite erano il Brighton e il Fulham. E il Brighton, perché i Gabbiani e il Fulham. Sì. E diciamo che ieri i Gabbiani, insomma, hanno volato basso, ecco. Perché sì. I greci ieri hanno messo un po' a nudo, hanno fatto un po' la stessa cosa che ha fatto il West Ham, tre o quattro settimane fa, che è andato a vincere con il Brighton. Il Brighton è una di quelle squadre, insomma, questi che fanno il calcio bellissimo, propositivo, offensivo, e De Zerbi è diventato ormai un culto non solo a Brighton, ma in tutta la Premier, però ogni tanto concedono qualcosa dietro. E sì. Si è preso tre gol con l'AEK di Atene, pur nell'ottica della gestione del turnover, significa che qualcosa non va, perché la stessa cosa era successa con il West Ham. Quindi, secondo me, sono dei segnali da non sottovalutare. Poi due gol li ha fatti Joao Pedro sul rigore, due rigori netti. Però, insomma, ieri non è stato il Brighton che si è visto in queste partite di Premier, in cui domenica io mi sono goduto il successo sul campo del Manchester United, ha dato una lezione di calcio stratosferica allo United e alla presunzione di Erik ten Hag. Quindi, ecco. E poi, che dire, ci sono delle storie, cioè, la cosa bella delle coppe, io quando vedo che c'è questo snobismo nei confronti, ad esempio, della Conference, nella Conference quest'anno c'è una squadra delle Faroe, ed è una bellissima storia, perché ci giocano Postini, insegnanti, il Clarkid si chiama, che è riuscito a centrare questa qualificazione storica. L'anno scorso anno ci fu il Vaduz, che poi gioca nel campionato svizzero, nella Serie B svizzera. Sì. Invece, secondo me, sono delle belle storie che fanno bene al calcio, no? Che un po' lo riportano a certe dimensioni. Stefano, io mi ricordo che l'Athlone Town, quando giocò col Milan negli anni 60, la trasferta gliela pagò la UEFA. Mi ricordo l'Athlone Town, Per cui era un po' l'idea anche di Platini, che lui effettivamente diceva che le coppe devono essere giocate anche dalle formazioni più piccole, insomma. Ma certo. Però, E quindi, nel salutarvi, parlando del calcio, diciamo, vorrei così dare il mio saluto, perché oggi è scomparso un grande calciatore delle nostre figurine, delle nostre memorie, che è stato Lodetti. Voi sono sicuro che ne parlerete, però ecco, devo dire che era uno di quei giocatori che fanno parte della memoria collettiva, che va oltre le maglie rosso-nere, va oltre i colori. Poi lui c'aveva questa bellissima storia, che si presentò un giorno in un campo a Milano, i ragazzi... A Trenno, vicino a casa mia. E lui aveva una maglia e si fece chiamare Ceramica. Per qualche tempo, adesso non so quanto, e lui andava a fare queste partite, adesso non so se era il sabato o la domenica. Al sabato, alle 9:30 di mattina. Fino a quando un giorno un signore che passò lì lo riconobbe e lo disse: ma lo sapete chi è quel signore che sta giocando con voi? Ecco, e da un lato c'è la grande umiltà di Lodetti, dall'altro c'è un po' l'ignoranza delle nuove generazioni, perché insomma, se a noi fosse capitato di avere sul campo uno come Lodetti, lo avremmo riconosciuto, ecco. Certo, e devo certo. dire che quello che gli accadde quell'estate del 70, prima che fu sacrificato da Valcareggi, che lo rimandò a casa quando appunto ci fu la storia di Anastasia, e la cessione alla Sampdoria, insomma, due colpi duri per uno che è stato
diciamo, uno dei, lo chiamavano il terzo polmone di Rivera. Insomma, Rivera gli deve molto, ecco, deve molto a Lodetti, per cui mi fa piacere approfittare della vostra trasmissione. Sì. Non l'ho mai conosciuto, ma l'ho visto tante volte e ho sempre ammirato la sua umiltà, il suo modo di stare sul campo. E questa storia di ceramica ci spiega chi è l'uomo. Voi immaginate, provate a immaginare se uno dei calciatori di oggi. Sì, sì. Ecco, provate a immaginare se una cosa del genere. Ecco. Sicuramente, sicuramente. Stefano, dai, noi ti lasciamo perché in Portogallo sono le ore 9, per cui un orario cena, insomma. No, dai. Vi ringrazio, scusate se certe volte forse ho esagerato nel parlare. No, vai tranquillo. Mi piace parlare di calcio. Quindi vai tranquillo, Stefano. Spero di non essere stato molesto. Ti aspetto qui a Madrid. E verrò presto perché ho un appuntamento con un signore che si chiama Carlo. Me l'hai detto. Dai che usciamo. Vi saluto a tutti quanti, buon ciao, lavoro. Ciao Stefano, grazie ancora di tutto. Ciao Stefano. A te, ciao. Alla prossima. Ciao, grazie, ciao. 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 Eccoci qua, vediamo se Roberto Cavallo riesce a collegarsi anche in audio e non in video, perché non vuole farsi vedere e non vuole farsi riconoscere. Vai Roberto. Guarda. Lo sentite? Sì. Maluccio, ma lo sentiamo. Molto piano. Sentite? Molto sì, piano. Molto piano. Neanche così un disastro. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Lo sentite? Sì, se riesce ad aumentare il tuo volume, magari perché. Bene, allora, guarda, in realtà io ho persino fatto la doccia per mostrarmi. A voi nel massimo del mio splendore e purtroppo però sono un dinosauro di fatto e nonostante abbia tentato di installare cose varie e strane che Paolo gentilmente e generosamente e pazientemente ha cercato di spiegarmi, non ci sono riuscito, quindi non potrò mostrarmi a voi tutta la mia beltà, abbiate pazienza, dovete accontentarvi della mia voce. Vai tranquillo, l'avete sentito anche se piano? Sì. Ok, adesso perfetto. Perfetto, allora dai, subito domande, non facciamo vedere le grafiche perché Roberto non può vederle, per cui non subito domande che grafiche su Torino, dai. Sì. Vai Fabio, comincia tu. Ma innanzitutto canonico. Te lo dico io. Okay. Un pronostico sulla partita di domani e su come vede il Torino quest'anno come squadra che si è, secondo me, molto potenziata. Roberto, allora voglio un pronostico sulla partita di domani, anche se tu non ti esponi in genere, però come vedi il Torino quest'anno con i nuovi innesti? Anche insomma è cambiata un po' la squadra. Vai. Guarda, allora è cambiata una cosa quest'anno ed è la cosa che io negli ultimi due anni ho, sentendomi anche dare dello scemo, cercato di spiegare a tutti quanti, spesse volte senza purtroppo riuscirci, ma adesso finalmente quello che io speravo è avvenuto. In realtà la squadra non è cambiata granché, nel senso che a parte Bellanova e Tamese e poco altro, la squadra è quella dell'anno scorso fondamentalmente. Quello che è cambiato è che finalmente, dopo due anni di urla e di imprecazioni e di suppliche, finalmente qualcuno ha capito che cosa noi dovevamo avere. Io vi faccio solo presente una cosa, che l'anno scorso il Torino, per quanto riguarda la classifica delle partite giocate in casa, sarebbe arrivato quintultimo.
Cioè noi nella classifica delle partite solo giocate in casa noi abbiamo evitato la retrocessione per un punto rispetto allo Spezia. Siamo arrivati quintultimi in quella classifica lì. Nelle partite giocate fuori casa, il Torino, voi sapete com'è arrivato? Provate a indovinare. Quarto, noi saremmo andati in Champions League se la classifica fosse stata conteggiata solo con le partite in trasferta. Siamo arrivati quarti. Questo perché? Non perché giocare in casa ci faccia fastidio o abbiamo paura dei nostri tifosi. Il motivo è semplicissimo, è chiunque segua il calcio con un minimo di razionalità non poteva non vederlo. Il fatto è che il Doro gioca bene, a volte molto bene, purtroppo era completamente sprovvisto di punte che diano la profondità, che attirino su di sé anche un altro difensore oltre al proprio, che attacchino l'area in profondità. E questa era la cosa che assolutamente ci mancava. Roberto, tu allora dici che avere solo Tony Sanabria era troppo poco, perché poi Pellegrini non si è mai visto. Ma certo che sì. Tra l'altro, una cosa voglio precisare, che Tony Sanabria è un giocatore che io rispetto moltissimo, mi piace, bravissimo, ma non è una punta. Tony Sanabria è una mezza punta, oppure se vuoi un trequartista offensivo, ma non è uno che c'è. Roberto, ma come mezze punte voi avevate Dembasek, avevate Ranovic e avevate Blasic, per cui lì erano già completi. Ma certo, le mezze punte al Toro. Anche Caramo. Anche la Padula andava bene. Ve lo ricordate il Rigano del Siena? Quello ci serviva. Quello, una punta che faccia un po' di reparto, che attacchi la profondità e che si porti via un altro difensore. Perché noi cosa facevamo? Giocavamo bene e circumnavigavamo, sì, tipo pallanuoto, tutte le volte in casa. La squadra avversaria metteva il pullman davanti alla porta e noi circumnavigavate. Tipo pallanuoto, senza mai nessuno che riuscisse ad attaccare la profondità e entrare. Noi dovevamo segnare in casa o con una magia incredibile oppure per un colpo di fortuna. Sì. Fuori casa invece, il Toro giocando così bene, pur non avendo una punta, negli spazi che le squadre avversarie lasciavano, noi andavamo a nozze, pur facendo comunque fatica a segnare, ma saremmo arrivati quarti in classifica, saremmo stati in Champions nelle partite fuori casa. E questo non era possibile non vederlo. Io ho sentito per mesi parlare di però ci manca l'esterno, destro, sinistro, mezzo. Ma va, gli esterni erano quelli che ci sono sempre stati. Esatto, sembrava un film, no, di Gigi Andrea. Sì. E questo noi non ce l'avevamo e continuavamo in casa di fronte a squadre che si coprivano a non riuscire a segnare. Poi magari il gol lo beccavamo, come è successo col Sassuolo, dopo aver dominato la partita beccavamo il gol al 94, sì, oppure come è successo con l'Empoli, beccavamo il gol e facevamo una fatica terrificante per riuscire a pareggiare magari a tempo scaduto, come era successo. Roberto, perché anche a centrocampo voi con Ilic e con Ricci siete a posto, quei due lì vanno benissimo. Certo. Abbiamo una squadra che a centrocampo funziona perfettamente, ma anche in difesa. A me piace anche Milinkovic Savic in porta. La cosa incredibile è che una squadra si presentasse a giocare il campionato in Serie A con due punte, Pellegrini e Sanabria, uno completamente andato. A me piace Pellegrini. Pellegrini è andato. È pure simpatico, simpatico. Però se vogliamo dirla tutta, Pellegrini non è in grado di fare tre partite consecutive, forse neanche due. Sì. Quello era del tutto evidente. Mentre Sanabria non è una punta. L'anno scorso col gioco del Toro è riuscito addirittura a fare 12 gol, però non è una punta. Sulla fine della stagione ha fatto molto bene nel giro di ritorno. Anche perché Juric gli ha cambiato un po' posizione, sì, perché si vede che Juric, che è un grande allenatore, colpito da improvvisa illuminazione, ha detto quello che io... dispiace dirlo, ma è così. Dicevo da due anni, cioè attenzione, stiamo giocando senza una punta. Avete visto a Salerno i
gol che abbiamo fatto. Allora, sì. C'entra sempre in Zapata. Nel primo gol Zapata, sì, che porta lo scorpiglio in area. Nel terzo gol Zapata che ha tutte. E sempre lui. Nel gol annullato a Radonjic. Avete visto cosa ha fatto Zapata? Sì. Ha preso la palla. È andato in profondità e ha fatto un assist memorabile. Roberto, ti interrompo. Dai che voglio dare spazio a Gabriele, così ti fa una domanda, perché ci sarà il derby fra poco. Quindi Juve-Torino. Vai Gabriele. Te la dico io la domanda. Sì, buonasera Roberto. No, ora il derby è ancora lontano e bisogna vedere come ci arriveranno le squadre, perché ancora ci sono partite da giocare, quindi lo stato di forma cambia. Ecco, faccio all'inverso la stessa domanda. Dopo buone prove, la Roma per te rappresenta già un banco di prova attendibile per il Torino? Ecco, ti chiedo un po', ti stai riferendo a Torino-Roma, giusto? Alla, sì, partita di domenica, un po' un banco di prova, anche perché la Roma teme abbastanza questa partita qui a Torino. Come la vedi? Allora, guarda, è quello che dicevo stamattina un tuo collega. Sì. È delle prossime quattro partite che noi dobbiamo giocare, quella che temo di più, perché la Roma, e non lo devo spiegare a voi, è una squadra che gioca molto male, ma è una squadra molto forte, nel senso che il gioco di Mourinho è sempre quello, insomma, no? Diciamo, Mourinho, che io personalmente adoro, ritengo un genio assoluto sotto tutti i punti di vista calcistico, comunicativo, però è uno che non la fa giocare bene la sua squadra, anche l'Inter del triplete, meritatissimo, ma non giocava bene, diciamo così. E la Roma, che non è forte come quell'Inter lì, Mourinho la fa giocare più o meno nello stesso modo. Per cui è una squadra molto ostica. L'anno scorso ci batté in casa 1-0 facendo un tiro in porta, e la mia paura è di giocare contro una Roma talmente ruvida, talmente sporca, tra virgolette, che pur con il nostro bel gioco, perché il Torino gioca bene, la mia paura è quella di rimanere invischiati nelle maglie della Roma. Quindi io personalmente, tra le quattro partite che dobbiamo fare prossimamente, cioè Roma, Verona, Lazio a Roma e la partita, il derby contro il Venaria, contro la seconda. Contro il Venaria, contro il Venaria, sì, sì, sì. Perché siete ancora, sì, in fascia protetta, ve lo ricordo. Sì. Non posso dire parolacce. Esatto, esatto, esatto. È quella che paradossalmente temo di più, quella contro la Roma. Io francamente firmerei per un pareggio, certo, anche se la presenza di Zapata naturalmente mi infonde un minimo di ottimismo in più. Dai, adesso ti fa una domanda a Paolo Caccese da Napoli, tifosissimo del Napoli, e niente, dai, diamo la parola a lui e adesso ti dico che domanda. Vai Paolo. Ciao. No, è una partita davvero interessante, no? Penso a Zapata che doveva andare alla Roma e invece è andato a Torino, no? Risolvendo, come hai sottolineato tu, un bel po' di problemi, perché Zapata lo conosciamo bene, è stato a Napoli ed è un giocatore che quando è andato via insomma mi è molto dispiaciuto ed era anche molto legato ai tifosi, per cui diciamo è davvero un bell'acquisto. Quello che volevo chiedere a te era se effettivamente Juric, che è un allenatore davvero particolare, no? È uno che non le manda a dire, è una persona che magari non ispira molta simpatia, ma volevo capire bene da te, questo allenatore secondo te può andare in una grande squadra? Come lo vedi? Potrebbe fare il salto di qualità allenando una squadra, diciamo, di fascia alta? Allora Roberto, Paolo ha detto che si ricorda ancora di Zapata quando è stato al Napoli, mi pare 2 stagioni con Rafa Benitez, per cui è un Zapata che sarebbe dovuto andare alla Roma e poi sappiamo che è dato Lukaku, invece è venuto da voi. E parlava un po' di Juric, ha detto un Juric che è un attimino un allenatore spigoloso, non un simpaticone, però uno che non le manda a dire, uno molto franco, molto diretto, e ti chiede se probabilmente rimarrà al Torino oppure sarebbe pronto per una grande squadra. Sappiamo che le grandi squadre, questi tipi di allenatori, fanno fatica un po' a tenerne conto. Vai Roberto. Sono d'accordo con quello che dici, infatti tanto per fare un esempio, Sarri al Venaria
era più o meno quella situazione lì che tu hai descritto, cioè un allenatore di quel tipo lì, un giochista come Gasperini, come Palladino del Monza, sono allenatori che in una grande squadra, Gasperini all'Inter Docet, fanno sicuramente molta fatica, anche perché, guarda un po', sono tutti allenatori, quelli che fanno quel tipo di gioco lì, che hanno un carattere quantomeno complicato. Diciamo che Gasperini è molto più bravo che simpatico, insomma, ecco, i suoi giocatori ne parlano come di un grande allenatore, dal punto di vista caratteriale, diciamo, qualche riserva c'è sempre stata, e questo è il motivo per cui Gasperini all'Inter ha fallito, perché Gasperini, Juric e questi allenatori qui sono un po' allenatori alla radice, se vogliamo fare un paragone azzardato, cioè gente che ha bisogno di una squadra di giovani ragazzi a cui insegnare il calcio, spremerli come dei limoni, bastonarli sulla testa se serve, senza che nessuno dica beh, Radice al Toro quando cercò di fare questa roba qui con Junior e Dossena, ebbe i risultati che sappiamo, insomma, no? Con i due giocatori che se ne andarono, mentre con la squadra dello Scudetto, quando metteva Pulici a tirare per 3 ore il pallone contro un muretto, invece ebbe il risultato massimo del Toro dal dopoguerra ad oggi. Juric è un grande allenatore, è una persona molto particolare con un carattere molto difficile, è un grande allenatore nel preparare la partita, un grande allenatore nel mettere in campo sempre la migliore formazione possibile. Non è abbastanza bravo, come lo è nel primo caso, invece a partita in corso. A volte a partita in corso fa delle scelte imperscrutabili, e la cosa che io gli imputo di negativo è che è un talebano fondamentalmente, nel senso che lui dal suo 3-4-2-1 non si smuove neanche se lo picchiano, mentre in alcuni casi noi avremmo dovuto cercare di cambiare il modulo, avremmo dovuto cercare di giocare con due punte. Ma d'altra parte Juric ha fatto delle dichiarazioni non più tardi di qualche giorno fa, dicendo, proprio parlando di questo tema, che lui le due punte, a lui le due punte non piacciono, no. Quel gioco con le due punte non gli piace, e quindi niente, ma almeno averne una, perché finché c'era Sanabria, grandissimo Sanabria, bravo, applausi, ma non è una punta, e noi facevamo quella fatica bestiale, sì, a segnare. Questo è il problema. Beh, Roberto, un altro talebano ce l'avevate, che era Giampaolo, che io mi ricordo che in una mia domanda a San Siro disse, lui lo disse proprio, guarda che io sono un talebano, cioè era allenatore del Milan, tu pensa, strabuzzammo gli occhi tutti. Hai ragione. Non ti sente. Guarda che Giampaolo, quando allenò il Toro, fece fare al Toro contro il Milan una partita che perdemmo a San Siro, che il Toro per 60 minuti sembrava il Barcellona. E Giampaolo è un talebano del gioco che però non produce risultato, del gioco senza costrutto. Se Giampaolo andasse ad allenare il Real Madrid, paradossalmente, sarebbe meglio, perché con giocatori di quel calibro il suo gioco potrebbe anche dare qualche risultato. Con giocatori normali il gioco di Giampaolo, come unico risultato, produce quasi sempre una retrocessione in Serie B. Mentre Juric invece quel difetto lì non ce l'ha. Juric è un talebano, ma fa un gioco di grande solidità, e con una punta, finalmente, io sono convinto anche di grandi risultati. Per quanto mi chiedeva l'amico napoletano, con cui mi congratulo, perché io ho fatto un tifo sfegatato per il Napoli l'anno scorso e sono molto contento che abbiano vinto questo scudetto strameritato, sono contento per Napoli, per la gente di Napoli, sono proprio contento. Io voglio dirgli, sì, che Juric quest'anno già aveva orecchiato delle sirene. Allora c'erano un paio di squadre inglesi, ma questo tu lo insegni a me, Carlo, che gli tenevano gli occhi addosso, sì, e poi c'era l'Atalanta che gli teneva gli occhi addosso nel caso Gasperini fosse andato via, e c'era anche il Genoa, perché Juric era destinato a fare il Ferguson del Genoa, no? Di andare lì, sì, e poi Gilardino ha sorpreso il mondo intero
per come ha interpretato il ruolo, nessuno se lo aspettava. A quel punto lì a Genova non hanno più potuto giustamente mandarlo via, ma già quest'anno Juric era alla finestra, era lì ad aspettare che succedesse qualcosa, che non è successo e quindi è rimasto. L'anno prossimo, alla scadenza del contratto del 2024, a mio avviso è estremamente probabile che Juric se ne vada. C'è una sola possibilità che rimanga, che il Toro riesca finalmente ad entrare in Europa e magari neanche in Conference, ma magari dalla porta principale. In quel caso Juric potrebbe restare, altrimenti io credo che se ne andrà. Allora, Fabio, dai un ultimo commento che dopo lasciamo andare Roberto sulle coppe europee. Se mi rimandi le grafiche, okay, così lo faccio commentare Roberto come ha visto, come hai visto la Champions prima di tutto. Dai, andiamo alla Champions. Le partite, eccola qua. Le partite delle italiane, il Napoli in Portogallo a Praga 2-1, l'Inter che non ha fatto di certo una bellissima partita a San Sebastian. La Lazio che ha pareggiato all'ultimo con l'Atletico e il Milan che contro un Newcastle veramente sotto ritmo ha pareggiato 0-0 in casa. Dimmi Roberto. Allora guarda, io pur come dire, non amando in modo particolare la Lazio, mi sono entusiasmato al gol di Poveredel che fondamentalmente ha anche sistemato un'ingiustizia, perché che la Lazio perdesse quella partita lì contro un Atletico Madrid che è proprio, come dire, la dimostrazione plastica di come io non vorrei che si giocasse a calcio. Sì. Cioè, avete visto le due righe di 5 giocatori davanti e 5 giocatori dietro nello spazio di 10 metri a difendere il risultato, e veramente il Ciolo ha tutta la mia stima, tutta la mia simpatia, ma gioca un calcio orribile, diciamocelo. La Lazio ha strameritato questo pareggio, è arrivato in maniera davvero inopinata. Per quanto riguarda l'Inter, io credo che si sia fatto sorprendere dalla travolgente entusiasmo, sì, della Real Sociedad, che tu mi insegni, perché tu sei maestro qui, in Spagna non è che vada così bene, però insomma, erano 10 anni che non giocavano in Champions League. Ecco, e quindi l'entusiasmo è stato tale che l'Inter secondo me si è fatto sorprendere da quel punto di vista lì, dal punto di vista mentale. Poi però l'Inter è talmente più forte della Real Sociedad che fondamentalmente poi il pareggio l'ha ottenuto ed è anche un buon punto fuori casa. Sì. Per quanto riguarda Napoli, vittoria col Braga e fortunata per un autogol clamoroso del difensore portoghese, ma Napoli sicuramente più forte del Braga. Il primo tempo è stato positivo. Anche lì, naturalmente, anche se non è più il Napoli dello scorso anno, non è più il Napoli dei mille tocchi meravigliosi di Spalletti, è un Napoli che va più in profondità. Garcia, però, a me piace come allenatore, non c'è più la fame che c'era l'anno scorso, quindi secondo me il Napoli non ripeterà certamente la stagione dell'anno scorso, ma questo è facile da prevedere, ma io credo che lotterà per le prime quattro posizioni. Milan-Newcastle. Del Milan non mi interessa particolarmente, insomma. E fai bene. Ve lo dico proprio papale, da tifoso del Toro, tra Inter e Milan, io lo tifo per l'Inter, insomma, no? Ho esultato per il derby vinto dall'Inter, diciamocelo proprio francamente. Certo. Però guardate se mi tocca a me difendere Pioli e il Milan. Guardate che il Milan contro il Newcastle ha fatto una partita strepitosa, sì, ha, sì, giocato benissimo. È stata una poi i commenti sempre naturalmente si basano esclusivamente sul risultato, e quindi io 0-0 con Lucas. Il Milan ha giocato benissimo e mi ricorda l'Inter dell'anno scorso quando giocava benissimo e non vinceva o perdeva. Ve lo ricordate? Tutte lo ricorderete sicuramente. Sì. L'Inter a Monza vinceva 2-1, sì, dominava, il 3-1 annullato incredibilmente, sì, e poi becca 2-2. Sì, da un ex, e Newcastle ha fatto un tiro in porta che poi ha respinto Sportiello, uno solo ne ha fatto. Esatto, oppure l'Inter l'anno scorso contro la Fiorentina in casa ha dominato la, sì, partita. Lukaku si è mangiato due gol, uno dei quali sulla linea di porta, che era molto più difficile tirarlo fuori che tirarlo dentro, e poi perdi la partita. Ma l'Inter giocava bene e infatti poi si è visto dove è arrivato. Il Milan contro Newcastle, guardate che ha giocato molto bene.
Il Milan ha dominato letteralmente, non ha segnato. Al Milan manca un attaccante, ecco, se devo segnalare una carenza nel Milan è il fatto che Giroud è quasi mio coetaneo e ovviamente lì anche avrebbero dovuto prendere qualche altra... No, hanno preso Luka Jovic, vabbè, ma Luka Jovic... insomma, deve ancora dimostrare, sì. Però magari lo faranno giocare. Però il Milan ha giocato molto bene, quindi fondamentalmente le quattro squadre italiane hanno giocato tutte molto bene e quest'anno per la prima volta da non mi ricordo quanti anni io posso tifare per tutte e quattro le squadre italiane che sono in Champions League, finalmente, perché non ce n'è una per la quale non tiferò. Bene Roberto, niente, cosa vuoi che ti dica? Eventualmente ti coinvolgeremo però questa volta in video per... non siamo più in fase protetta, Juve Torino si può dire? Dai fammelo dire, Juventus Torino, allora, dai. Allora, Venaria Torino, vuoi un pronostico sulla partita Torino-Venaria? Io dico che per la legge dei grandi numeri dal 2015 non vinciamo un derby, sì. Quindi io quest'anno con Zapata in campo mi permetto di essere fiducioso. Sì. Niente Roberto, ti salutiamo perché il tempo è tiranno, dobbiamo ancora fare un excursus sui campionati all'estero. Mi dispiace non averti visto in video, però vabbè, dai. Guarda, che... anche perché avevi un impegno prima, ho saputo. Sì. Ho fatto tutto in fretta e furia, certo. Ma poi non sono uscito. Vabbè. Ecco, la prossima volta che mi dovesse volere farò una prova prima con Paolo per cercare, sì, di capire che cosa sbaglio e perché non mi aspettavo. Sì. Ok Roberto, grazie ancora di tutto. Grazie a voi. Saluto da Napoli, salutamelo. Saluto da Napoli, saluto da Livorno e saluti da Palermo e saluti da Madrid. Ok. Certo. Ciao Roberto, buona serata a te. Ciao. Allora, cosa manca? Fabio, t'ho perso. Facciamo i campionati esteri con Gabriele. Vai, così Gabriele si sbizzarrisce nel suo epilogo. Vai Gabriele. Allora, le sfide sono abbastanza interessanti, non fosse altro che comunque il Tottenham ha vinto l'ultima in rimonta ed è un avversario abbastanza ostico per l'Arsenal. Su Liverpool-West Ham credo che anche Liverpool non avrà vita facilissima, perché il West Ham gioca veramente bene, anche se ha perso l'ultimo turno col Manchester City, comunque è una squadra molto molto ostica secondo me. Per quanto riguarda il Gabriele, campionato... il vero derby è Arsenal-Tottenham, eh? Non sì, è sì. Proprio il vero derby, sono proprio le no, due rivali. Ma perché loro, sono storiche, perché il Chelsea non è nonostante... Nella parte nord di Londra, sì. Sì, ma poi il Chelsea è venuta molto dopo, quindi non è... No. Vai. E poi per quanto riguarda il campionato tedesco, vediamo l'Union Berlino dopo la buona prova comunque di Madrid, dove è vero che ha perso ma fino all'ultimo ha tenuto in bilico, e il Bayer Leverkusen che è riuscito a pareggiare sul campo del Bayern Monaco, che però quest'anno come l'anno scorso mi sembra un po' in difficoltà. Ho la netta sensazione che prima o poi un anno di riposo, un anno sabbatico se lo prende il Bayern Monaco, perché chiaramente già l'anno scorso ha rischiato di perdere lo scudetto. Sì. Vado alla Francia cercando di non ripetere lo stesso errore che faccio sempre, il Paris, punto. Bravo Paris. Troverà un avversario molto agguerrito, anche se il Marsiglia nelle ultime partite ha un pochino stentato. Brest e Lione non mi sembra una partita di cartello. Per quanto riguarda la Spagna... come va la partita di cartello di stasera? Era Monaco-Nice, Monaco-Nice, 0-0. Mi sembra che pareggiavano, che stanno ancora pareggiando, no. 0-0 al 78esimo. Ok. Vai, sì, con perché, ecco questo, l'unica considerazione si può fare, che secondo me stanno tutti riaspettando il Paris Saint Germain, perché con l'inizio stentato a dir poco del Paris praticamente non si capisce
perché lo stiamo aspettando. Poi il Parì ha qualità, quindi se le squadre di testa non approfittano di questo periodo veramente molto molto critico, poi alla fine il Parì riuscirà a vincere il campionato. Certo, certo. E per quanto riguarda invece la Real Sociedad, dovrà confermare le buone prove, però te l'avevo detto che non sarebbe stata semplice l'altra trasmissione, che non sarebbe stato un turno scontato, sì, sì. Almeno questo per l'Inter sicuramente, a San Sebastiano non è un campo facile, poi la Real gioca bene, anche col Real Madrid, sì, ha perso, ma era andata su 2-0, e avrebbe meritato, perché ha avuto tantissime occasioni la Real Sociedad prima che il Real Madrid pareggiasse, poi dopo il Real è riuscito a metterla a posto. E per quanto riguarda Atletico Real Madrid, lascio a te, perché forse sei molto più titolato. Anzi, no, sei... niente, domenica sera al Civitas Metropolitano ci sono un sacco di anche il Real Madrid ha i due infortunati, Militao e Courtois, che ne avranno per tutta la stagione, però anche l'Atletico ha 4-5 giocatori infortunati. Vabbè, vedremo, anche perché l'Atletico è già 8 punti, se perdesse rimane già 11 punti dopo 6 giornate, insomma, comincia a diventare pesante il distacco. Benissimo, benissimo. Allora, Fabio, cosa facciamo? Dobbiamo concludere, non lo so. Lascio a te il tutto. Sì, ormai è tempo di chiusura. Io purtroppo chiudo tristemente, perché il Palermo ha perso in casa col Cosenza 1-0. Aia. Purtroppo sì. Va bene, il campionato è ancora lungo, dai. Allora, niente, prima di mandare la sigla io saluto il nostro regista occulto, del quale non abbiamo fatto menzione questa sera, Paolo, che però si è comportato al massimo delle sue capacità, molto bene, anche perché la puntata è stata un po' travagliata, anche perché per il discorso dell'appuntamento telefonico con Roberto, che non è riuscito a collegarsi in video. Comunque lo rivedremo. Per cui grazie Gabriele ancora come al solito per la tua partecipazione da Livorno. Seguici sempre, e non perderci mai. Grazie Paolo da Napoli. Ciao a tutti. Ci teniamo tutti in contatto. Grazie ancora a tutti. Fabio, a te la conclusione. Allora,